Ad oggi, almeno quello che abbiamo visto ieri, abbiamo almeno oggi, fino a stamattina, abbiamo visto anche il dottore, sono tutto a disposizione, a parte Catellani, chiaramente che deve stare fermo quei 3-4 giorni per smaltire quello che ha avuto in pratica. Sì, ebbene, no, dell'ultima partita non avremo. Cioè, forse potevamo avere Catellani, invece non avremo Catellani, la squadra rimane la stessa, perché stanno tutti bene, ad oggi stanno tutti bene, poi c'è l'allenamento di oggi, l'allenamento di domani, e sappiamo bene che ogni giorno c'è sempre, può esserci sempre una sorpresa, speriamo di no. Ma io penso che recuperare il risultato è un dato di fatto positivo, perché sai, Cesena è una delle migliori difese nell'ultimo periodo del campionato, poi non essersi chiaramente prestati alle loro ripartenze e buttandoci a capofitto, ma giocando da squadra, ragionando da squadra per arrivare al pareggio e anche alla vittoria, perché poi l'abbiamo anche sfiorata. E questo è un dato di fatto che ci fa dire che la squadra è in crescita anche sotto l'aspetto della maturità. Poi è chiaro che tutti quanti non volevamo vincere, però lo Spezia sta cominciando a giocare con quello spirito che tutti ci richiedono da quando sono arrivato, no? E questo è un percorso di crescita che il gruppo sta facendo e i tifosi lo stanno vedendo, lo stanno capendo, quindi sta a noi sempre trascinare quelli che sono i nostri tifosi con questo atteggiamento qui e giocarci la nostra partita fino al 95esimo, come abbiamo fatto anche contro il Cesena. Sono arrivati a una serie di risultati interessanti, 8, ne ha avuti così felici momenti nella squadra, da quanto sei arrivato? Allora, quella più bella e più importante, a parte quando ero a Mantova, è stata quella con il Chievo quando ci siamo salvati nel famoso miracolo fatto, mi sembra il 2009, se non volevo sbagliarmi, magari delle date, scusate, ma delle date sono un po'. Che quando arrivai a Chievo, che a gennaio avevamo 8 punti, facemmo 17 risultati utili consecutivi in Serie A per una squadra come il Chievo, penso che sia tanta, sì. Un girone di ritorno fatto da 25 punti o 25-28 punti, una cosa del genere. Quindi, però io guardo soprattutto quello che è, diciamo, l'immediato, perché le sconfitte ci possono stare da sempre in Serie B, quindi le gare sono tutte insidiose, le sconfitte ci possono stare, l'importante è che tu la sconfitta la fai da squadra, non la fai in una maniera diversa, che l'atteggiamento della squadra, il gioco della squadra rimane sempre, quell'identità di gioco rimane la stessa, quindi poi gli episodi possono a volte girare a sfavore e questo non è un problema, perché preferisco perdere una partita e vincere tre, che però giocando con l'atteggiamento giusto e con la mentalità giusta, che essere mezzo e mezzo e non sapere se puoi vincere o no. Questo è il mio pensiero. E secondo me, è il mio pensiero di Avellino, che noi anche Avellino vogliamo essere protagonisti, ben sapendo che giochiamo con una squadra che ha nelle possibilità sicuramente di voler entrare nei playoff attraverso la vittoria contro di noi. Un campo ostico, che è sempre stato un campo ostico difficile, però anche se c'è, bisogna dire che io conosco un allenatore, Tesser, che stimo molto, che oltre alla persona è anche un bravo allenatore, però noi a Avellino vogliamo essere protagonisti. Sono te questi giocatori il tuo gruppo si esalta o comunque è indifferente quando c'è uno stadio E lo vedremo sabato. Io mi aspetto uno Spezia coriaceo, coraggioso, determinato. Ripeto, vogliamo essere protagonisti, ma non io, la squadra, tutti insieme. Perché venire fuori da Avellino con un risultato positivo significa andare a far lì una partita importante, cioè di grande spessore agonistico, e soprattutto rimanere lucidi fino al 95esimo, perché il campo da Avellino è sempre caldo come campo.
Però questo deve essere anche da stimolo per noi, perché questo non è una partita, diciamo, dove c'è 100 spettatori o 1000 spettatori, quindi è anche da stimolo per la squadra e per tutti noi per poter fare per essere protagonisti. Ma c'è poco da poter dire fai cose differenti, perché o fai la difesa a 3, quindi un po' più fisica, o se no continui con la tua mentalità. Io penso che sia Valentini, Postigo, Terzi, che sono i difensori centrali, se giocano sui tempi invece di andare con il fisico, vuol dire giocano sui tempi, probabilmente possiamo anticiparli molto, possiamo essere bravi a non dargli tanto appoggio, no? Perché loro è la loro forza. Però quindi bisogna essere molto attenti e molto concentrati per tutta la gara, perché con questi giocatori qua basta che una volta sei col tempo sbagliato e gli dai l'appoggio e chiaramente sono più forti fisicamente. Però abbiamo dimostrato anche in passato che, come è successo magari con altre squadre, io mi ricordo a Roma con Zeko che i tempi erano giusti e Zeko non fece granché, vuol dire. Quindi è solo questione di tempi, chiaramente poi anche di capacità singole. Noi abbiamo giocatori di esperienza, sappiamo che bisogna migliorare perché ancora commettiamo qualche errore, se si può dire, di valutazione, ma questo fa parte del famoso percorso che vi dicevo prima, che non è ancora completato e non sarà mai completato, perché ogni partita ti tira fuori sempre un qualcosa di diverso da quello che era la partita precedente, quindi c'è sempre da migliorare, ma la cosa importante è la concentrazione, che secondo me questa squadra qua ha cominciato a migliorare da un po' di tempo, perché la concentrazione ti consente di essere sempre, di arrivare prima sulla palla, di essere più aggressivo e sicuramente nell'uno contro uno di essere più incisivo. Guarda, tu citi un nome, ma io, per me ce ne sono tanti di nomi da citare, però Di Pulzetti ha grandissima esperienza, lui ha fatto la Serie A, ha vinto tanti campionati di Serie B, quindi non stiamo parlando di un giocatore, vuol dire, un giocatore di esperienza che ha la sua personalità, che ha una buona personalità per la squadra, e quello che dico adesso è importante per la squadra, perché ci sono tanti giocatori che stanno bene e potrebbero giocare. Io faccio un esempio come Nenè subentrato, con che cattiveria è subentrato Nenè, voglio dire, no? Perché, e questo è importante, come era subentrato al campo due settimane fa quando ha fatto gol, è importante questo qui, perché tante partite si vincono negli ultimi 25 minuti e la vinci con la panchina, facendo chiaramente che chi subentra riesce a dare subito l'input positivo, no? Subito l'impatto positivo, perché delle volte non è semplice subentrare. Parlando di Pulzetti, è un giocatore che, ripeto, come tanti altri che sono in squadra, di grande esperienza, ma sa bene che all'inizio, quando l'abbiamo fatto giocare, ha tirato fin troppo, perché non era nelle condizioni, e questa è una capacità che hanno solo i giocatori di personalità e di carattere, no? Che di stringere i denti e andare anche oltre il proprio fisico in quel momento lì. È un'immagine che l'allenatore vuole, che i nostri tifosi vogliono e che in Serie B bisogna avere per poter ottenere dei risultati. Poi è chiaro che ci vuole anche la qualità, perché comunque ci vuole la qualità, ma lo Spezia la qualità ce l'ha, quindi sotto questo aspetto qui non sono preoccupato. L'importante è che mettiamo dentro
quegli atteggiamenti lì che ti possono consentire di avere la padronanza in campo in tutti i settori e tutti i reparti. E questa è la crescita, un'altra crescita da fare, perché facendo, solo arrivando così a questa crescita qui, a questa padronanza, puoi anche in futuro decidere le tue sorti, cioè sei tu che decidi, ma non gli altri, perché la nostra forza deve essere proprio questa, di decidere noi le nostre partite, se sono vinte, se sono pareggiate, se sono perse, perché dobbiamo essere noi i protagonisti, non perché dobbiamo aspettare gli altri. Vabbè, ma era in panchina, era in panchina, cioè, sì, l'abbiamo recuperato per la prima volta un po' forzatamente, nel senso che lo vediamo che sta già meglio, però aveva fatto 3 allenamenti con noi dopo, cioè non è semplice, no? Anche per lui, però sta bene, perché comunque in allenamento sta cominciando a crescere, anche ieri in allenamento ha fatto un buon allenamento, per noi è stato, cioè è bello vedere che si cresce come giocatori, però bisogna dare anche del tempo, perché sappiamo bene che le condizioni non è che tu la recuperi in una settimana, sì, puoi lavorare fisicamente quando vuoi fuori, poi quando sei nel gruppo cambia tutto, cambiano tutti i parametri, però Zoran è un giocatore che comincia a crescere e sarà sicuramente utile a questa squadra. Ma il 4-3-3, negli ultimi 20 minuti di finale abbiamo fatto 4-3-1-2, 25 minuti, e l'abbiamo fatto bene, molto bene, che ci siamo impadroniti del centrocampo, che lo stavamo perdendo un po' alla volta. Quindi non è questione di moduli, è questione di come stai nella testa e come stai nel fisico, perché ripeto che lo Spezia la qualità di giocatori ne ha, di qualità, per cercare di mettere in difficoltà gli avversari. E come ti proponi, e come vuoi decidere le tue sorti. A me questo è quello che gli dico sempre ai ragazzi, che io non voglio aspettare troppo gli altri per vincere la partita, bisogna essere che noi determiniamo, e questo è un processo che c'è bisogno di quel tempo, però nel momento in cui lo raggiungi è chiaro che diventa uno Spezia più forte, ecco, più forte, che il mio pensiero è quello lì. Sì, col rombo, sì, 4-1-2 col rombo. Sì, però noi in mezzo al campo avevamo perso un po' di distanze, infatti per 5 minuti, se mi devo fare un rimprovero io me lo faccio, perché doveva essere fatto 2-3 minuti prima questo cambio, perché avevo cominciato a vedere che le distanze erano troppo lunghe fra il centrocampo nostro e quello loro, e quindi era da metterci, da far qualcosa, ecco, diciamo così, abbiamo messo Piccolo lì perché comunque ha caratteristiche tecniche di rapidità che può fare funzionare anche quel ruolo, mettendone Nè, chiaramente abbiamo messo più forze in avanti, che in quel momento lì con i 3 centrocampisti, 3 quarti e 2 attaccanti, loro in mezzo a campo non hanno più giocato, e chiaramente abbiamo preso noi sopravvento, almeno questa è stata l'idea, che poi si è verificata, meno male, perché tante volte si prova e delle volte non viene fuori quello che si prova. Sì, perché abbiamo corso meglio con i 2 terzini, e i centrocampisti chiaramente sono stati molto più vicini, molto più compatti, e quindi la corsa non erano più lunghe, ma erano corse di 10 metri. E quindi per caratteristiche che abbiamo noi, avvantaggiamo sia Errasti, avvantaggiamo tutti i 2 centrocampisti esterni, e questo ha dato sì che di quello che è successo. Ma io è una mia filosofia, lo sapete, quando succede un problema si creano anche le opportunità nuove, no? Per cercare di provare. L'importante è che tu nella rosa abbia la squadra, okay, con caratteristiche e con qualità, e noi ce l'abbiamo, quindi di poter fare anche altri tipi di moduli o di situazioni, e si creano opportunità, le opportunità vanno prese al volo. L'Avellino è una squadra fisica, una squadra che in casa pressa tutti, sicuramente ci aspetteremo ritmi alti, una squadra che
ha bisogno di vincere per poter entrare nei playoff, quindi una sfida ancora più bella per noi, perché ci fa pesare il carattere della squadra, a che livello è, perché lì o giochi con carattere o se no da velino vieni a casa con 0 punti, questa è la realtà. In più hanno 2 o 3 giocatori che comunque, perché rientra Castaldo, che per me Castaldo è il miglior giocatore dell'Avellino in assoluto, e gli faccio i complimenti perché è un giocatore di un'intelligenza da Serie A, non da Serie B, e che per l'Avellino chiaramente è un giocatore che fa la differenza. Noi dobbiamo essere bravi invece a contenerli bene e aggredirli un po' di più e non farli esprimere nel gioco la palla a terra, perché quando giocano palla a terra anche sono giocatori che hanno delle buone qualità, soprattutto in avanti, da tre quarti in avanti. Mi lasciate partire?